Buenos días, oggi abbiamo qua un mezzo diverso dal solito, infatti non è un motardino, non è una carenata, ma bensì una naked. Non l'ho ancora portata sul canale, quindi speriamo che apprezzate. Duke 790 e tra l'altro vi dico la cosa bella che potete guidarla a 18 anni. Questa moto vi permette di fare tanta strada e soprattutto di cavalleria, ma di coppia ne ha tantissima. Originale esce con 105 cavalli. Questa ovviamente è stata toccata un pochettino. Infatti ha già sbloccato tutte le mappe. Questo comprende cambio elettronico, launch control, anti-wheelie, tutto sbloccato. E purtroppo dovete comprare un pacchetto che si acquista in KTM. Il buon Ale ha già fatto tutto, grandissimo. E qui troviamo anche uno scarico Austin Racing che suona veramente bene, poi sentirete. Un'altra cosa che mi dimenticavo, l'impianto frenante, purtroppo di serie non è dei migliori, qui è già montata una doppia Brembo, 800 euro di impianto, però ecco, è una spesa che va fatta perché prendendo grandi velocità una buona frenata serve, ecco. E ora andiamo a dar fuego, vamos! Ok, let's go ragazzi! Scaldiamo bene le gomme, tra l'altro cambio elettronico anche in scalata, quindi ci divertiamo. Dovrebbe chiamare Blipper. Oh. Let's go! Wow! Oh, ma queste strade qua perfette, mamma mia! Spettacolo! Guardate che roba! Cioè ragazzi, voglio farvi sentire un attimo il sound da vicino, perché questo scarica qualcosa di assurdo. Incredibile! Mamma mia ragazzi, ma parliamone un attimo. Allora, pregi e difetti a caldo di questa moto. Innanzitutto ci tengo a precisare
che mi è piaciuta molto per lo stile di guida, proprio non è come una carenata che siete giù e vi stanca molto, questa è una guida molto simile a un motardino, quindi non sforzate sui polsi, il che vi permette di fare lunghi tragitti e soprattutto comodi in comfort, ecco, mi è piaciuto. Seconda cosa, la potenza, ecco, viene un po' snobbata questa moto secondo me per quanto riguarda la cavalleria, ma credetemi che va fortissimo, riuscite a sfruttarla bene. Io in passato, non so se vi ricordate, ho provato il 1290 di Mitsubishi. Ecco, è una cosa imbarazzante, nel senso che non riuscite a utilizzarla quella moto lì in strada. Tra l'altro io l'ho scannata un pochettino in un aeroporto e già lì me la sono fatta addosso. Ecco, va troppo per la moto che è. Questa invece è il giusto compromesso da utilizzare e soprattutto vi appaga molto di più perché la usate, ecco. Un'altra cosa che se ve lo dico e qualcuno la tiene anche in considerazione è il prezzo. Costa veramente poco per la moto che è. Quindi ecco, fate un giro magari su Subito, date un'occhiata ai prezzi perché con tutto quello che vi offre, credetemi che secondo me attualmente qualità-prezzo sul mercato è una delle migliori. Altra cosa, i consumi. Mi sono fatto il passo avanti e indietro un paio di volte, ma a fuego, ecco, e ho fatto andare una tacchetta, quindi molto molto bene. Purtroppo però parlandone con Ale, ragazzi, sono sorti un po' di problemini, un po' di difetti, che è giusto anche dirvi. Uno in particolare era l'impianto freno, mi diceva che ha dovuto sostituirlo immediatamente perché quello originale, mi ha detto proprio così scherzando, è quello di AliExpress. E purtroppo sì, non so perché in KTM si sono persi così. Questo qui della Brembo, devo dire che ho avuto modo di testarlo bene a fondo, mi è piaciuto, non ha dato segni di cedimento, tanta tanta roba. Poi altra cosa, il pacchetto mappe assolutamente da fare, cioè cambio elettronico in scalata e in salita è veramente qualcosa di atomico, bellissimo, bello bello. E poi sicuramente lo scarico, anche perché originale esce con uno scaldabagno, questo qui suona in una maniera assurda, cioè ci sono restato, soprattutto da fuori il suono rende veramente bene, spero che anche da video si senta, però tanta roba. E sicuramente ci tengo anche a precisare che la consiglierei a tutti coloro che mi scrivono sempre su Instagram: oh Daniel, consigliami un mezzo per fare tanta strada, poca manutenzione. Ecco, questo è quello più giusto, consuma veramente pochissimo, va forte e soprattutto è secondo me la moto un po' più simile a un motardino che vi faccia divertire. Ecco ragazzi, io spero di non avervi annoiato un po' con questi monologhi, però giustamente vi fate sempre un sacco di domande in questi video qui, quindi è giusto anche rispondervi. Se così fosse che vi piace questo genere qua, lasciate un bel like di supporto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che tanto è gratis, lo sapete che serve sempre il sostegno della famiglia. Io non posso fare altro che ringraziare il buon Ale. Mi lascio il suo Instagram in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Fuego! Adios!